preconio continua cantando la lode dell'agnello immolato, che dona ai credenti quella luce che li porterà a salvezza. Quasi a rendere visibile l'immagine della luce pasquale che dal cielo si diffonde e vince le tenebre, vengono ora accesi i lumi della Chiesa. Ecco, in questa notte beata la colonna di fuoco risplende e guida i redenti alle acque che danno salvezza. In quibus persecutor mergitur. Vi si immerge il maligno e vi affoga, ma il popolo del Signore, salvo e libero, ne risale. Per Adamo siamo nati alla morte, ora generati nell'acqua dallo Spirito Santo, per Cristo rinasciamo alla vita. Igitur volontarie celebrata Iunia. Sciogliamo il nostro volontario digiuno. Cristo, nostro agnello pasquale, viene immolato per noi. Il suo corpo è nutrimento vitale, il suo sangue è inebriante bevanda. L'unico sangue che non contamina, ma dona salvezza immortale a chi lo riceve. Mangiamo questo pane senza fermento, memori che non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che viene da Dio. Questo pane disceso dal cielo vale più assai della manna piovuta dall'alto come feconda rugiada. Essa sfamava Israele, ma non lo strappava alla morte. Chi invece di questo corpo si ciba, conquista la vita perenne. Ecco, ogni culto antico tramonta, tutto per noi ridiventa nuovo. Il coltello del rito mosaico si è smussato. Il popolo di Cristo non subisce ferita, ma segnato dal crisma riceve un battesimo santo. Non vulnere crisma a te. Non cruore. Decet ergo in hoc domini salvatoris nostri. Questa notte dobbiamo attendere in veglia che il nostro Salvatore risorga. Teniamo dunque le fiaccole accese, come fecero le vergini prudenti, e l'indugio potrebbe attardare l'incontro col Signore che viene. Certamente verrà e in un batter di ciglio, come il lampo improvviso che guizza da un estremo all'altro del cielo. L'inno di lode, esortandoci ad attendere con la fiaccola accesa la risurrezione del Signore, è coronato dall'enunciazione della triplice celebrazione della Pasqua di Cristo.
attuata mediante l'annuncio della risurrezione, l'amministrazione del battesimo che fa risorgere a nuova vita e la celebrazione dell'Eucaristia, nella quale l'agnello immolato si offre come nutrimento al popolo dei credenti. Igitur in uius diei vespere, cuncta venerabili sacramenti plenitudo colligitur, etque diversi sunt prefigurata bel gesta temporibus. Lo svolgersi di questa notte santa tutto abbraccia il mistero della nostra salvezza. Nella rapida corsa di un'unica notte si avverano preannunzi e fatti profetici di vari millenni. Come ai magi la stella, a noi si fa guida nella notte la grande luce di Cristo risorto. Velut dignante Domino fluenta Iordanis. Tertio resurrectionem. E come l'onda fuggente del Giordano fu consacrata dal Signore immerso, ecco per arcano disegno l'acqua ci fa nascere a vita nuova. Infine, perché tutto il mistero si compia, il popolo dei credenti si nutre di Cristo. Supplementum Christo vescitur turba fidelium. Que summi sacerdotis et antistitis tui Ambrosi. Per le preghiere e i meriti santi di Ambrogio, sacerdote sommo e vescovo nostro, la clemenza del Padre Celeste ci introduca nel giorno del Signore risorto. A Lui onore e gloria nei secoli dei secoli. Per bonum et benedictum filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, cum quo beatus vivis et regnas Deus, in unitate Spiritus Sancti, per omnia saecula saeculorum.